Dipinti sull'acqua a Lipari è la quinta tappa di una mostra che esalta i pittori che si sono ostinati, anche dopo la nascita della fotografia, a usare il pennello e la tela per trasmettere emozioni. Dopo il Palazzo Ducale di Mantova, il Musa di Salò, il Vittoriale di Gardone e la Pinacoteca di Cremona, siamo adesso a Lipari. Lipari dove peraltro c'è una straordinaria presenza di opere di arte contemporanea sull'acqua e alcune sono delle installazioni o delle opere più prettamente legate al mondo contemporaneo, e altre invece sono anche dei dipinti. Ho scelto questo quadro di Carla Celese di Vegliasco del 1912, questo bellissimo olio su tela materico, per rappresentare quello che è un po' il tema di questa mostra, Dipinti sull'acqua da Sartorio De Concilis, un connubio tra arte moderna dal primissimo 800 sino ai nostri giorni, con gli ultimi quadri di Ventrone del 2021. È un quadro che celebra questo elemento immateriale, l'elemento immateriale per eccellenza, che è qui esaminato nelle più varie sfaccettature e soprattutto nelle tecniche più disparate, ma i quadri, appunto tra 800 e 900, dialogano tra loro attraverso quello che è il tema che lo stesso artista vuole in qualche modo trasmettere attraverso la rappresentazione dell'acqua. Essendo l'istituto culturale più importante che c'è sul territorio eoliano, ci appare necessario ampliare l'offerta su diversi ambiti, per cui abbiamo, già iniziando l'anno scorso, avviato delle mostre sul patrimonio figurativo scultoreo di cui è privo questo territorio. Abbiamo cercato con questa mostra di poter raccontare attraverso un tema che è quello dell'acqua e quale olio ha una coerenza territoriale molto importante. Dobbiamo cercare di raccontare l'evoluzione della pittura, soprattutto figurativa, nel corso della seconda metà dell'Ottocento fino di fatto ai nostri giorni. Ci sono opere che sono di quest'anno o dell'anno scorso.